questa è una cerimonia che le parole del Capo dello Stato costituiscono sicuramente un impegno, uno stimolo e la forza per andare avanti, ma questo deve valere per tutti noi. Permettetemi una cosa, fatemi fare gli auguri di buona festa alla Repubblica a tutti gli studenti, alla Consulta degli studenti che oggi purtroppo non è potuta esserci e che normalmente è con noi per la deposizione della corona. Senta, negli ultimi anni spesso è stato detto che le prefetture sono un organismo inutile. Il coronavirus ci ha fatto comprendere la loro importanza. Ce l'ha ricordato quantomeno. Io penso che nel lavoro di una persona sia utili o inutili a seconda dell'etica che accompagna il cuore e la testa delle persone. L'istituto prefettizio è un istituto nobile, sta a noi ed è un istituto molto utile che lavora in silenzio e credetemi davvero con grande spirito di sacrificio senza nulla togliere agli altri mestieri. Però spetta a noi prefetti rendere onore a questo istituto così nobile. Eccellenza, cosa si dice? Questo aggiunge ai cittadini anche in vista di questo avvio della nuova, della seconda fase. Un messaggio ai cittadini. Tanta gente anche oggi, senza assemblea. Ve lo dico subito. Responsabilità, unità e coesione, per favore. Cosa pensava quando assistavamo a quei canti all'Unità d'Italia dei cittadini durante il lockdown? Le posso chiedere questo? Certo. L'inno d'Italia è uno degli inni più belli che possa esistere al mondo, come la nostra Costituzione. Che cosa pensavo? Pensavo che dovevo lavorare il triplo. Sulla